abbiamo detto che tra i dilettanti, e poi Giorgio Martino farà la cronaca, la sintesi della tappa dei dilettanti, ha vinto un velocista sovietico, Konichev, il che dimostra che il tratto conclusivo non era da Kamoshi. Sì, però bisogna anche arrivarci, bisogna anche andare un po'... Giustamente, c'erano tre gran premi della montagna prima. Praticamente prima c'è stato un lavoro al corpo e poi questa è la botta del KO. Sicuramente, vedendo un po' la tappa, se, ecco, l'ultimo chilo. Se il Saronni non lavorava come ha lavorato, poteva essere una tappa benissimo anche per lui. Saronni ha lavorato veramente molto. Ha cercato di favorire Chioccioli e adesso Chioccioli sta forse un po' pagando quei due scatti che ha fatto prima per andare dentro Amstim e a Zimmermann. Cosa sta facendo Amstim? Ma mi sembra... Ha messo gli occhialini. Evidentemente vuole dare anche qualcosa allo sponsor degli occhiali, quindi li ha messi su per far vedere... Che dimostra che in effetti il ragazzo è ancora freschissimo. Fresco di mente. Quindi se ha ancora il tempo per mettere, attenzione, ecco Chioccioli che esce dal gruppo. E siamo ormai in vista del traguardo, mentre Amstin continua a scattare. Una curva prima del traguardo, anche il campione di Francia Madiot nelle prime posizioni, Amstin ormai in prossimità del traguardo, era il leader della formazione Honved 7-Eleven oltre al messicano Alcalá che sino a questo momento, ed ecco Erminio Dall'Oglio che ha sempre creduto negli statunitensi, che sta ormai per incerare la solita manifestazione di gioia. Amstin ormai a 100 metri dal traguardo, ecco il presidente di giuria, Amstin che già aveva vinto una tappa due anni fa al suo esordio tra i dilettanti, vince la tappa Amstin. Al secondo posto Delgado, ritardo dello spagnolo 9 secondi, poi Volpi, Vandelli, Bröking, Corti, Bernard, Visentini, Madio, Zimmermann e Chioccioli. Il ritardo di questo gruppetto 17 secondi, mentre ecco che sta arrivando Saronni in compagnia di Giupponi, ritardo di Saronni Giupponi 27 secondi. Colage con Giovannetti, Colage Giovannetti 35 secondi di acqua e anche grandine. Qui invece col caldo sono venuto su bene e ho fatto qualcosa di buono. Ecco che arriva Potenzana. Forse voi speravate di poter ancora conservare, non vi aspettavate oggi questo tipo di attacco? No, ci aspettavamo di perdere la maglia da Massimo perché era riuscito a arrivare fino qui, comunque ha fatto tantissimo, una grandissima cosa portare la maglia rosa per 9 giorni.